Salve a tutti, sono sempre Sandro Gilgamesh. E l'ultima volta ci siamo lasciati. Cominciamo subito male, eh? Ci siamo lasciati al villaggio. Volevo far notare, cosa che avevo dimenticato, c'era una luce diversa l'ultima volta che siamo stati qui. E appunto volevo far notare che in realtà la luce cambia di volta in volta quando si ritorna al villaggio. A volte c'è un sole pomeridiano, a volte sembra di essere in piena giornata, un po' nuvolo però. E non vediamo. Ci siamo, prima di tutto vado a raccogliere. Sarà sicuramente erba medicinale. Infatti, ma. Ok. Oggi spero di riuscire ad arrivare a un punto cruciale della trama, in realtà. Sia perché inizieranno le cose divertenti, ma sia perché inizieranno anche quest e tanto altro. Ok. Tra l'altro, come vedete, questo non è esattamente il fuori, il sole che c'era fuori poco fa. E vediamo che ha da dire Popola. Ehi, hai lavoro per me oggi? Ho qualcosa, ma non saprei. Credo che potrebbe essere un po' un problema. Sembra fatto apposta per me. Suppongo di sì. Hai presente il piccolo ponte di legno che c'è nelle pianure a nord, giusto? Sì. Quell'affare finalmente, alla fine, è caduto. Ha ceduto. Beh, avevamo una squadra di carpentieri che ci stava lavorando, ma sono stati attaccati dagli Shades. Cosa? Shades nelle pianure a nord? Sì, lo so. Apparentemente Overcast. Overcast mi manca come termine. E vabbè, gli Shades li hanno presi alla sprovvista. Uno dei carpentieri è stato ferito seriamente, gravemente. Quindi vuoi che me ne occupi io di loro? Sì, ma stia attento, è un lavoro pericoloso. È il mio genere di lavoro preferito. Non posso vivere di carità per sempre. Devo fare qualcosa per aiutare questo villaggio. Sai, ieri ho ucciso alcuni Shade proprio vicino all'entrata del villaggio. Quei bastardi si nascondevano nell'ombra. Ah, la cosa è un po' preoccupante. Comunque, sei sicuro di volertene occupare tu? Sì, certo, lascialo a me. Ok. Sì, sembra che l'unica cosa che dobbiamo fare è uccidere creature. A momenti, ci manca poco, in effetti. Mi ricorda una battuta che fa più avanti, ma non voglio dirla ora perché. Ancora questa nota? È la terza volta che in un caricamento compare questa pagina del diario. Opla. Opla. C'è qualcosa da raccogliere? Sì. Io spererei in oggetti rari che poi ci potrebbero servire. Anche questo ci servirà. L'uovo di pollo, di gallina. Chicken, vabbè. Sapete, io spesso lì cerco per terra alcuni oggetti abbastanza rari da trovare perché ci servono per le armi. O meglio, di solito mi servono per le armi, non ne trovo così tanti. Conosco una certa persona che non vi dico quanti ne abbia trovati. Con quale fortuna poi. Mentre mi ascolta e si schiarisce la voce. E quei ponti, ponte distrutto in realtà, non è lì a caso, più avanti ne parleremo. E questo è il ponte di legno che è stato riparato, ma poi. Vi ricordate questi Shades? Sono praticamente gli stessi che c'erano all'inizio.
Vediamo. Di solito non lo faccio, ma... Sì, capisco perché di solito non lo faccio. Fa molto più male tirare due colpi piuttosto che tirarne uno caricato. Ok. Ah, erano pochi però. Ok, siamo a posto. Questo dovrebbe bastare per gli shade per un po'. Sì, ma il ponte? Vabbè. Tra l'altro... Voglio provarci. Non succederà nulla. Non sai nuotare, Nier, vabbè. E ci risvegliamo qui. In realtà ci siamo tuffati da sopra e il fiumiciattolo arriva fin qui. Questa sponda e questa barca più avanti ci serviranno, molto più avanti in realtà, ma... No, di... Ma lo sai che in realtà... No, non ho voglia di farlo adesso, ma... In realtà esiste un achievement, un trofeo, che viene... consegnato tra virgolette dal sistema per aver ucciso 100 pecore. Ah. Cool. Però no, non voglio farlo ora, lo faremo più avanti quando avremo metodi molto più veloci per farlo. Bella tra l'altro questa cosa che dopo un po', quando continui a correre nella stessa direzione senza frenarti, curvare troppo, eccetera, prende più velocità correndo. Ancora questa nota? Devo fare pratica così potrò... Esatto, cantare per papà quando torna a casa. E noi torniamo da Popola. Dire che siamo stati bravi, abbiamo fatto il nostro lavoro. Iniziate a raccogliere, eh? È un mondo piccolo quello che vediamo in Nier, però ogni luogo ha il suo perché. In realtà sembra ancora tutto così pacifico, ma affronteremo poi tra non molto i primi veri nemici. Ah, sei tornato? Sì. Tutto bene quindi? Sei fatto male? Ah, non è niente. Sono stata così preoccupata. Ho sentito di averti spedito in una situazione davvero pericolosa. E se qualcosa ti fosse... Popola, sto bene. Puoi smettere di preoccuparti adesso. Sono contenta. Oh, a proposito, quei carpentieri ti hanno lasciato un po' di denaro. Grazie, ancora. Ora sei tu che hai bisogno di smettere... Ah, sei tu che devi smettere di preoccuparti. Vai a comprare qualcosa di carino per Yona, va bene? 1000 però, insomma, già per cominciare. Ah, a proposito di Yona, è venuta qui questo pomeriggio? Dannazione, no, non di nuovo. Non essere così arrabbiato, voleva solo chiedermi qualcosa. Cioè? Mi ha chiesto del mondo esterno. Perché dovrebbe preoccuparsi così all'improvviso di cosa succede al di fuori del villaggio? Non lo so. Oh beh, suppongo che i ragazzini non... non facciano sempre cose sensate, diciamo. Non abbiano sempre un comportamento sensato. Non preoccuparti. Le ho detto che comunque non le è permesso uscire dal villaggio. Grazie. E scusa per il fastidio che ti ha dato. Ah, non preoccuparti. Ora vai a casa, probabilmente è preoccupata per te. Giusto. Buona idea. Con quale agilità queste capriole, veramente. Sembra un ottantenne, tra l'altro, con questi capelli. Più argentati, in realtà, credo. Ma il fatto che siano così bianchi sembrano dargli 80 anni. Vabbè, diciamo 60. No, non si può saltare qui sopra. Vabbè. Ciao,
qualcosa da raccogliere, dai. Dai, uovo gigante, no, eh. Vabbè, le cure comunque ci servono, quindi schifo non fanno. Curiamoci, giusto per... Ok. Ed entriamo in casa. Niente di nuovo da raccogliere. Iona? Dove è andata? Giuro, se è tornata alla biblioteca... Dobbiamo tornare per forza in biblioteca. La meta è quella, va bene, non importa. Il fatto che tu comunque abbia una vaga idea di dove andare a cercarla, no, non puoi andarci, devi comunque andare in biblioteca a chiedere di lei. Sì, ha senso a livello di trama, ma un altro uovo di gallina. Di lì niente da raccogliere. Forse riusciremo ad arrivare al punto di trama dove voglio arrivare. Iona? Non sembra che sia qui. Forse devo... Faccio meglio ad andare a chiedere a Popola. Tra l'altro vorrei far notare che sulla mappa dove c'è la X di Popola si trova anche un piccolo tondino. Che in realtà è diverso dagli altri, è coperto dalla X rossa, ma è diverso dagli altri. Poi ne vedremo altri come quello. Indicano, solitamente indicano le quest o cose del genere. Ehi, Popola, Iona è tornata qui? No, non l'ha vista. È strano, non è nemmeno a casa. Davvero? Già, immaginavo fosse venuta qui per darti ancora fastidio. No. Non è più tornata dopo essere andata via. Dovrebbe essere a casa ora. Ha detto dove sarebbe andata? No, mi ha solo chiesto dove potesse trovare una lacrima lunare. È così carina. Le ho detto che una volta crescevano intorno al santuario perduto. Sì, santuario perduto suppongo sia il termine più esatto. Che diavolo... Perché diavolo Iona ha chiesto delle lacrime lunari? Dannazione. Che c'è? Cosa c'è che non va? Ieri le ho raccontato una storia sulle lacrime lunari che possono realizzare i desideri. E? Mi ha chiesto se potessero curarla. E io ho detto che ovviamente avrebbero potuto e quindi... Accidenti, sono un tale idiota. Non credi che sia andata a cercarne uno, vero? Se... She's finally learned the extent of... diciamo così. Diciamo che a causa della sua malattia potrebbe aver desiderato di trovare questo fiore, appunto. Qual è la via più veloce per il tempio, per il santuario perduto? Attraverso la porta est? Andrò a dare un'occhiata. Damn it, Iona. Accidenti. I have to get to the eastern gate. Sì. Adesso ci andremo subito alla porta est. Volevo andarci prima, ma a quanto pare la meta era per forza Popola e quindi non un solo punto di raccolta per terra, ma neanche uno proprio. Solo questo, ma questo è appunto che cos'è? Il fiocco di Iona. Iona, I can't believe she really went to the lost shrine. E meno male che era vietato per lei. Vediamo cosa mi dice. Agli Shade non piace la luce.
Ma non fa loro del male, effettivamente, a meno che la luce non sia davvero potente. Quindi, anche se c'è il sole, stai attento, va bene? Volevo vedere. Sembri davvero occupato. How are things? Dovresti smettere di lavorare così duro e venire a bere con me. Andiamo. Sì, vabbè. Sì, scusa, ma devo tornare a casa presto. Così posso occuparmi di mia figlia. Volevo proprio vedere se uno dei due mi avrei sparato se mi avessero detto non è permesso uscire dal villaggio, oppure come si diceva prima, non le è permesso uscire dal villaggio. Ci sono anche due guardie che con la porta spalancata l'hanno lasciata uscire così. Va bene. Logica. Cosa c'è qui? Radici? Cos'è? Ah, medicinale. Vabbè. E abbiamo la mappa in basso a destra perché appunto nel video scorso l'ho comprata. Ho preferito spendere soldi in mappe, visto che sono una cosa abbastanza utile. Ah sì, wow. Meat. Ok. Iron ore. Può sempre servire. Raccolgo un po' di roba per terra perché ci può essere roba davvero utile. Ah, questi non credo. I licheni non mi pare che tornino utili. Neanche i. O forse i funghi sì. Forse i funghi serviranno. Laghetto. Ah, andiamo. Ah, uno finalmente, ne ho trovato uno. Ne serviranno molti di più in realtà. Quindi. Vabbè. In realtà non è così lunga la strada. E sì, c'è un bivio e dici andiamo a nord e a sud, cosa c'è? Più avanti ci andremo. Sto pensando se. No. Utilizziamone uno. Stavo pensando a quanto fosse lontano il punto di salvataggio. È meglio che ci curiamo prima. Perché prima di arrivarci. Già, la via è bloccata dai massi, eh? Sembra fatta apposta. Vabbè. Questa frana. Non è possibile che Iona sia passata attraverso questo. Forse ha trovato qualche altra via, esatto. Per quanto intraprendente che fosse, la vedo dura per Iona scavalcare tutte quelle rocce. Però una scala. Tra l'altro con l'illuminazione. È bellissima questa cosa dell'illuminazione, diciamo, non so se chiamarla dinamica, però il fatto che quando siamo all'ombra, appunto, l'illuminazione è fatta apposta per vederci all'ombra, quando invece all'improvviso andiamo alla luce, come vedremo più avanti, c'è una spiaggia, l'ho sempre adorata, per il fatto che quando ci butti proprio in mezzo col sole diventa praticamente accecante, i punti luminosi con gli oggetti a terra non li vedi neanche praticamente. È molto realistica come cosa. E già. Tra l'altro ho osservato attentamente queste strutture. Vedremo perché. Ok. E si trova qualcosa qui dentro? Sì, grazie.
di cui torneremo indietro poi. Ci troviamo praticamente dall'altra parte rispetto a dove eravamo quando siamo arrivati. Come vedete, lì c'è la scala e lì c'è il sentiero. E benché faccia paura, perché di solito questi ponti non sono mai affidabili, cartoni animati e cose simili, no, qui ci troviamo su un passaggio che è fatto apposta per essere sospeso sul vuoto ed è affidabile, non crolla. E noi dovremo arrivare là sopra. Sì, credo proprio ce la faremo. Oh già, non abbiamo la mappa. E questo all'inizio può confondere, uno non sa dove andare. A parte quella scala. Effettivamente. Esploro giusto per raccogliere oggetti se ce ne fossero. Sì. Quando parlavo della colonna sonora, intendevo questo. Un posto sperduto come questo e apparentemente vuoto, appunto. Con questo brano non mi ispira nulla di buono. Non si può, eh? C'è qualcosa? Grazie. E siamo tornati all'entrata. Quindi andiamo di qui. È inutile che... Vabbè. Cosa è? La mappa. Grazie. Sì, non che serva molto visto che cambia di piano in piano, però... Almeno ad ogni piano ci dà un'idea di quali stanzine ci siano. E di dove si possa entrare e dove no. Per esempio, noi non possiamo proseguire per la scala, come vedete, però possiamo andare qui. In realtà rompo tutte le casse perché qualcosina di utile c'è, tipo qui. Già, sto arrivando, Yona. Chiave di bronzo. Oh sì. Ma se io facessi una cosa di questo... Non posso ancora vederlo, eh? Volevo vedere se la chiave aveva una qualche descrizione. Queste particelle in realtà non penso proprio siano casuali, eh? Penso proprio di no. Chiave di bronzo. Ah, quindi proprio non proseguivo se non trovavo quella chiave, ok. Sì, ci sono shades qui dentro. Si sentivano nell'aria, non c'era bisogno di supporlo, cioè, neanche di dire. Forse mi sbaglio, no. È vero, forse non ce l'ha fatta a passare di qui e forse non riuscirà mai ad uscire di qui senza il nostro aiuto, ma... Ah, andiamo. Più tostarelli rispetto a quelli di prima, mi pare. Ma potrei sbagliarmi completamente. Sono disegnati veramente bene gli shades, mi piacciono. Ah, andiamo. Cosa? Ah, qui si è un'aria appiccicosa. Quell'oggetto aveva una sprite arancione perché è il loro drop raro. Ah, defense drop. Che può aumentarci la difesa.
per 30 secondi, se non ricordo male. Esatto, di mezzo ai danni fisici che si possono subire. Tra l'altro non so se riuscite ad immaginarvelo, ma qual è la prima cosa che vi fa venire in mente questo tipo di struttura? Perché è esattamente quello che sembra, cioè un ascensore. Anche se non possiamo tecnicamente usarlo. Mi sarebbe piaciuto poter passare di lì. Allora fammi pensare, se io vado di lì, suppongo sì, non si può proseguire sulla scala. Grazie. Ah, non ne posso più portare? Eh beh, allora fai così. Usala, così ci curiamo. Esatto, di qui non si può proseguire. Perché la scala è interrotta. Ah, tecnicamente è rotta, proprio. Dobbiamo passare di qui. Ah, già. Oh sì. Mi sono appena ricordato cosa serve questa stanzina. Sì, a parte questo. Vabbè, male non fa, diciamo così. Magari ci danno un po' di esperienza, non tantissima, suppongo. Per vedere quanto. 4,46 per il prossimo livello. 4,20, infatti. Se siamo fuori una decina di questi grandi, magari sì, saliremo di livello. Ok. In realtà sono solo quelli grandi ad essere tosti, perché quelli piccolini, come vedete... Lanciati. Sì, Yona, se è arrivata fin qui, veramente è scappata come un ninja attraverso tutti questi shades, perché o l'hanno lasciata perdere e non si sa perché, tra l'altro, ma che potrebbero lasciarla perdere. Andiamo. No, andiamo. Le. È fin troppo agile a volte. Fa anche dei salti più lunghi di quelli che mi aspetterei. Ero io che provavo a muovere la visuale. Ok. E qui? C'è la Nirvana Dagger? Sì. Che possiamo anche effettivamente cambiare, visto che... è un po' più pesante. Però fa leggermente più da... vediamo un po'. Sì, praticamente la velocità è sempre quella quasi, quindi visto che fa un pochino più di danni possiamo anche utilizzarla. Mi disegna proprio sulla mappa gli shade, eh? Io qui non posso passare. Ah, posso passare invece, come? Mi sa che qui saliremo di livello. Quanto? 193? No, con questi non salgo ancora di livello. Vediamo, infatti. Tu usala. Ok, non possiamo proseguire di qui, dobbiamo andare di qui. Ma se non ricordo male ormai ci siamo. Salta. Andiamo.
Andiamo. Devo riprenderci un po' la mano perché mi stanno facendo più danni di quanto potrebbero fare normalmente. Erba medicinale? Fino a qui me l'avete praticamente regalata. Andiamo. Ok. Cosa? Dizionario appiccicoso. Ok, defense drop. Ormai dovremmo esserci. A vedere un po'. Manca poco, sì. Con calma. Ah. Però qui sì, saliamo di livello. Se effettivamente facevamo più male all'inizio con un tubo di ferro. Esatto. Eri ancora vivo tu. Complimenti per la perseveranza. Con tutte queste macchie di sangue si vede che è il seguito di Dragongard. Ok, vediamo. Qui? Grazie. Dai, dimmelo che ne spawnano altri. Sembra che si possa uscire da qui. Non hai paura, no? Va bene, così. E come volevamo fare all'inizio, spero di non cadere come un cretino ora. Volevo farvi vedere, scusate. Esatto. E come potete vedere c'è un pezzo di mappa percorribile anche in alto. E tra l'altro, fatemi pensare un attimo, eh. Sì, perché si arriva... Sì. Ok, credo di aver capito, sì, che parte di mappa è quella a nord. E noi siamo arrivati invece da sud, dove potete vedere che c'è appunto il ponte che porta all'entrata. E ci troviamo esattamente sopra l'entrata da cui siamo arrivati. Lì c'è la cassetta della posta per salvare e curarci anche volendo. Ah, antidoto, grazie. Che schifo non fa. Potrebbe servire effettivamente. Complimenti per la forza. Ok, ultimo passaggio. Perché suppongo che questo sia... Sì, lo so che la scala è rotta, per questo... probabilmente potrei arrivarci se avessi qualcosa su cui... Sì, su cui... Qualcosa che diciamo mi faccia un po' da... appoggio, o meglio mi faccia arrivare più in alto. È per quello che abbiamo portato qui questa gigantesca cassa, mica a caso. Niente, questo è un vero e proprio edificio, come si può vedere. E tra l'altro là sotto appunto c'è l'interno del santuario, se possiamo chiamarlo santuario, eh?
e noi dobbiamo arrivare da quella parte, solo che qui appunto l'entrata, o meglio, questa non credo sia esattamente un'entrata, anche se lo fosse ci è preclusa, quindi la scala è rotta e chi se ne frega. Ciao. Era un medicinale che è sempre utile. Qui c'è qualcosa? No. Vado a vedere un attimo perché mi sto perdendo. Ok. Di qui. Ok, controllavo solo se c'era qualcosa. Ok. E stavo pensando se salvare o no. Ok, erba medicinale ne ho già abbastanza. Facciamo un po' di salva qui. Ok, sto tenendo due salvataggi per backup perché non si sa mai. Non per la partita ma per la registrazione, che è più quella che potrebbe darmi problemi. E ora Yona. Già. The hell are these things? Già, che diavolo sono questi? Ma cosa sono? Questi? Aspetta, cosa sono? Questi? Già, non abbiamo tempo per queste cazzate. Dobbiamo salvare Yona. E questo? Una forza misteriosa blocca il tuo passaggio. Non mi sono mai fermato così a lungo ad osservarli. Tra l'altro notare il fatto che sono diversi fra loro. Creano questa specie di sigillo con queste aste. Ma possiamo vedere appunto che i loro elmi, se così vogliamo chiamarli elmi, sono diversi. E lì ne sono arrivati altri. Sono ostili? Però non sono ostili, eh? Andiamo. Accidenti. Ridatemi mia figlia. Tra l'altro potete vedere dentro questa sfera c'è qualcosa. Lo riconoscete dalla forma, vero? Che cosa può essere? Fuori dai piedi! Datemi indietro mia figlia! Polverizzati. Per l'amor di tutto ciò che è sacro, smettila di bastonarmi. Spostati allora, Yona. Eh già,
Dai, non sono mai stato trattato in questo modo. Sono un essere di importanza inimmaginabile. E nonostante questo mi tratti come... Cockroach. Mi tratti come... Yona, parlami. È per questo che odio avere a che fare con le persone. Oh, ascolta. Già. Pensi di potertela vedere da solo contro queste creature? Questo piano è incredibilmente sciocco. Sei in presenza di antica saggezza. Sono un libro sono un libro del tipo più arcano e oscuro. E potrei esserti di enorme aiuto. Già, potrei... Il mio nome è Grimoire Vice. Il mio stesso nome riduce, mette in ginocchio interi regni. Ti darò la un'ultima possibilità di accettare il mio potere, oppure affrontarli da solo e fallire. Perché infatti più ci proviamo e più loro tornano. Già. Inchinati davanti a me e accetta il mio potere. Sì. Chiedi l'aiuto del misterioso libro? Sì. Già, il misterioso libro si è unito a te. Allora come salviamo Yona? Una volta che avrò distrutto questi Shades, la barriera magica dovrebbe scomparire. Puoi davvero farlo? io sono Grimoire Vice. Esatto, il mio stesso nome riduce in ginocchio interi regni. Occupatene, Vice. Devi riferirti a me con il mio nome intero. Non avreste mai dovuto schierare le vostre lame contro di me, sciocche creature. Con una sola parola, io, Grimoire Vice, posso distruggere... posso fare... ora preparatevi a... Oh cielo. Oh cielo? Sembra che le bastonate che mi hai dato prima abbiano fatto in modo che i miei ricordi, la mia memoria, mi venissero meno. Cosa? Già, mi sei stato di incredibile aiuto, quindi. Il tutorial sulle combo, non importa. Già, facendone fuori abbastanza, ritornano pian piano i ricordi di Grimoire Vice. Ho ottenuto la magia Dark Blast. Che appunto spara piccoli colpi di energia magica. Tipo questo? Dov'è? Tipo questo. Cos'è? Hai assorbito il sangue di queste creature? Il sangue è suono. Il suono sono parole. E le parole sono potere. Che succede, Vice? Questi sono i miei ricordi? Stai bene, Vice? Tieni duro. Sembra che io possa riottenere i miei poteri sconfiggendo questi mostri. È tutto qui? Sembrava un po' troppo facile. Sembra che il nostro compito sia più difficile di quello che avevo immaginato. Già. Guarda come si gettano in battaglia con determinazione queste creature. E se io faccio... già, un libro parlante, statua in movimento, davvero? Tutto fin troppo vero, amico mio. Già, è una barriera difensiva. Volevo schivarla. Già. Nemici con queste
barriere sono un problema sia per armi che per magia. Eh già, non puoi colpire il nemico con la barriera, concentrati sull'altro. Eh già, colui che ha pazienza e persiste è colui che uscirà vittorioso. Esatto, libero dalla sua miseria. Già, non sono esattamente degli sprovveduti. E per poco non colpivamo Iona. Sembrano infuriati, eh? Darklands, esatto. Fermo lì un attimo. Darklands, Dark Blast. Mi va. Già, impara i movimenti di queste creature e come poterle affrontare. Tipo, se io faccio così. Questo fa parte sempre dei tuoi poteri? Sembrerebbe di sì. Sei sicuro di quello che stai facendo, Vice? Sì, anche se all'inizio non... finché siamo di questo livello non è esattamente di aiuto Darklands, perché consuma tantissima energia e si ricarica abbastanza lentamente. Ah, ne posso fare due quindi, ok. Me la merito tutta. Ecco la tua possibilità. Attacca con tutta la tua forza. Assolutamente sì. Sì, hai davanti un nemico con una barriera, però va bene. Normalmente non dovrebbe essere così la scena, però abbiamo preso in pieno. Ovviamente la scena è preimpostata, perché il secondo si trovava tra noi e l'avversario ed aveva una barriera, quindi in teoria non doveva andare così male. Già, non sono altro che un'orda di minion impotenti di fronte a noi. Già. Esattamente, meglio liberarsi prima dei piccolini, visto che possono dare parecchio fastidio, ma nient'altro di più. Siamo quasi. Già, la rabbia è una forma di energia negativa, nulla di cui preoccuparsi. Quindi se questa statua è arrabbiata, già, se la cava bene con combattimento ravvicinato, quindi è meglio stare lontani. Sì, ma quando fa questo è meglio andarle sotto. Tanto. E se io faccio questo?
esausta. Yona, finalmente. Mi dispiace. Già. Non intendevo. Volevo solo aiutarti. Va bene, Yona, non preoccuparti. Stai bene? Sei fatta male? Forse dovremmo andarcene. Il santuario sta collassando. Andiamo, Yona. Dobbiamo muoverci. You're faster than I thought. Dad. I couldn't find a lunar tear. I'm so sorry. I just wanted to get better. So you wouldn't have to worry anymore. I'm sorry. Don't worry about Yona? Yona, no! Ha la malattia... Black Scroll. Scroll sta più per scarabocchio, ma per dignità lo chiameremo segno nero o segni neri. La malattia dei segni neri. Già. Quando è accaduto? Un mese fa. Ah, andiamo. Non importa se la batteria quasi scarica. Un mese fa. Forse un po' di più. La malattia maledice... colui che colpisce con simboli runici strani che poi pian piano si diffondono su tutto il corpo. E temo sia fatale? Lo so. Oh, Yona. Andiamo, è meglio lasciarla dormire. Andiamo, è meglio lasciarla dormire, sì. Strength drop che aumenta la, per 30 secondi credo la nostra potenza fisica. 300 gold, ok. E ora che abbiamo Grimoire Vice possiamo esaminare un po' di cose. Questa è la mappa di tutto il mondo che possiamo visitare più o meno. Sì, è la mappa di tutto il mondo che possiamo visitare con i vari luoghi segnati. Gli oggetti divisi per categoria oppure anche totali. Le quest, ok, le armi che abbiamo. Un gruppo di ragazze usò questa spada per consacrare un tempio appena costruito con il loro stesso sangue. Questa? Una semplice spada forgiata da, appunto, dal fabbro di un villaggio, più adatta a, esatto, a colpire piccoli animali che al vero combattimento. Poi ci sono le parole che poi vedremo, esatto, qui, esatto, weapon magic, ok. Word edit, esatto, perché word list, documents, non abbiamo documenti da leggere, ci sono i tutorial ma non ci servono, fishing records che non abbiamo perché non abbiamo mai pescato, word list, non abbiamo parole, status, qui c'è il nostro status, ok, e non credo, siamo, no, non siamo saliti di livello se non sbaglio, però ci siamo vicini,
perché il boss ci ha dato parecchia esperienza, diciamo. È un peccato che appunto non te lo dicano. Puoi vederlo tu, sì, ok, però non te lo dicono se il boss ti fa salire di livello in realtà, quindi vabbè. Word Edit servirà appunto per aggiungere alle armi e alle magie delle parole che troveremo e servono più come una specie di, tra virgolette, rituale. Servono ad aggiungere effetti oppure a potenziare le magie o le armi o altre cosine che vedremo. Volevo vedere una cosa, visto che prima abbiamo trovato key items, bronze key. Ah, non dice. Ah, posso solo scartare, non posso. Ok. Quindi questa è una chiave di bronzo trovata nel santuario perduto. Charming ribbon that Yona wore in her hair. Esatto, è un fiocco che in pratica Yona indossava sulla testa. Mappa. Ah, davvero? La mappa della foresta del mito la vendevano qui. Capisco. Ok. E ora che abbiamo Grimoire Vice. Ma usciremo subito da qui. Che cosa dovrebbe essere questo? È il vecchio diario di mia moglie. Davvero? Una qualche donna gentile, si è sentita adatta a un uomo come te? È morta. La malattia delle scritte dei segni neri l'ha presa. Mi dispiace. Il mio tentativo di fare una battuta è stato inappropriato. Ma va bene. Ormai me ne sono fatto una ragione. Questo è il diario di mia moglie, che lei ha lasciato qui. A volte leggerlo mi ricorda di quando la nostra famiglia era ancora unita e felice. Capisco? Spesso mi fermo prima della fine, comunque. Le ultime righe, le ultime informazioni scritte nel diario sono parecchio bizzarre. In che senso? Guarda, dai un'occhiata. E in realtà ci daremo un'occhiata molto più avanti perché non siamo assolutamente in grado di affrontare il DLC. E non ho voluto far vedere Nier perché quello è l'aspetto che Nier dovrebbe avere in quanto fratello di Yona, non padre. Lo vedremo più avanti comunque. Tecnicamente se. My word. Esatto. Qualcosa non va? Mi sento come se mi fossi appena svegliato da un sogno poco piacevole. Per niente piacevole. Questo mi succede ogni volta che leggo questo diario. Dannazione. Perché deve essere proprio Yona? Perché non io? Di tutte le persone, perché la mia unica figlia? Vorrei tanto aiutarla, se fosse nelle mie possibilità. Già. Ah, guarda qua. Erba medicinale, va bene. Lì, niente. Qui. Già. Noi per ora ci fermiamo qui. Abbiamo ottenuto Grimoire Vice e da ora in poi ci saranno parecchie cose da fare, perché come vedete qui ci sono le quest. Non ce ne sono incomplete. O le quest. Non abbiamo. Ok, quelle che abbiamo fatto all'inizio non contano come quest secondarie. Ma dannazione, questo non sta accadendo davvero. Eh sì, purtroppo sta accadendo davvero in realtà. E non hai la più pallida idea di quante cose tu non sappia. O non sai. Vabbè. Niente.
noi ci vediamo al prossimo video e vedremo come proseguirà. Sì, già, è proprio ancora soltanto una bambina. E vedremo come proseguirà la storia e quante quest ora avremo disponibili e quali saranno le ricompense. E io non vedo l'ora di poter raggiungere. Addio. Quando ci arriveremo con la trama potremo prendere l'arma che tecnicamente nella prima parte della trama, nella prima metà della trama è la più potente, ma ci vorrà ancora un po' per arrivarci. Va bene così, dai, per ora va bene così. Tanto comunque non possiamo nemmeno potenziarla per ora. Va bene così. Arrivederci.